stati ed essere ancora atleti e allenatori, vi ha aiutato a essere genitori migliori nel vostro privato, oppure non ha avuto alcun effetto, o al limite, magari per il tempo che avete dovuto sottrarre alle incombenze, diciamo così, di famiglia, ha avuto un impatto negativo, sinceramente? Sinceramente no, non lo so, posso solo dire che ho avuto una grande fortuna di aver avuto io dei genitori speciali che mi hanno permesso di crescere in un determinato modo, con rispetto, educazione, tanti valori che ricordo ancora adesso. Io vengo da una famiglia di ristoratori, che da anni vedevo mio padre alzarsi alle 5 di mattina e andare a dormire alle 2 di notte, per me è stato motivo di grande insegnamento e di dare grande valore a quella che è in questo momento la mia grande fortuna. Però ai miei figli ho cercato sempre di trasmettere i valori principalmente della famiglia, ma non per essere, tanto per dirlo per ipocrisia, però gran parte io lo riconosco tantissimo ai miei genitori. Quindi a prescindere, voglio dire, dall'essere Esatto, postato, non, assolutamente tutto il atleta, allenatore. resto diventa relativo. Poi la fortuna di crearsi, di avere anche la persona giusta, un insieme di cose. Punto di vista, l'essere atleta, campione, maglia azzurra in nazionale, cioè nella vita privata è una cosa che ti ha aiutato, perché appunto noi parliamo tanto, no? Fare lo sport da bambini, eccetera, è un bene, bimbo, poi voi l'avete fatto, lo fate ancora, insomma, al massimo livello, poi ti sei reso conto che sia stato utile e prezioso nella tua esistenza quotidiana, o come grosso modo ci ha detto Eusebio, non fondamentale, perché lui quelli che pensa siano i suoi valori fondanti ci ha appena detto di averli, diciamo così, percepiti, ricevuti nella famiglia di origine. Infatti lui ha detto una cosa meravigliosa, che ho avuto la fortuna anch'io di percepire gli stessi valori e di viverli anche sulla pelle, quindi di svegliarmi alle 6 del mattino per andare a lavorare, di andare a fare la pallavolo come hobby, poi la sera finire tardi. Come ho detto prima, ho avuto dei genitori fantastici che mi hanno insegnato questi valori, la possibilità. La bravura che ho avuto nel riuscire a aver vissuto la mia vita da giocatore con il livello che sono riuscito ad arrivare, ha reso tutto quanto, ha reso tutti quei valori un sogno, ha reso un sogno, tutto quanto un sogno meraviglioso, e li ha amplificati ancora di più e mi ha dato la possibilità di farli vivere ai miei figli. In una fiaba pazzesca, perché mi ha dato la possibilità di viaggiare per il mondo, portarmeli con me, fargli conoscere emozioni straordinarie, felici e anche molto tristi, arrabbiature. Vedere me perdere, vedere la mia reazione alla sconfitta. Il giorno dopo ritornare di nuovo in palestra e star lì, anche se la notte magari non avevi dormito. Quindi era la dimostrazione sul campo ogni giorno di quello del valore che io volevo trasmettere. E quindi mi hanno dato la possibilità di essere coerente con loro, coerente con le parole che gli davo. E questo è stato un valore aggiunto alla mia vita e un valore che ho dato a loro importantissimo, sì.